cittadino cresciuto nella Lazio, non solo, quindi diciamo ci sono delle novità. Quindi dal quintetto iniziale già insomma fa capire che... L'abbrivio a questo confronto con le parole sempre del nostro allenatore, che chiede grande concentrazione, che vuole vincere anche in Belgio. Questo deve essere un monito per una squadra che deve, un gruppo che deve assolutamente crescere e ritornare a livello internazionale. Murilo, Alex Merlin e Guy, vediamo, confermati. E questo quindi è un quintetto subito d'attacco. Beh, io credo che siano i giocatori in questo momento sicuramente più... Non credo sia soddisfatto di questo avvio Bellarte, anche perché Bellarte l'aveva detto, è una prova, no? È una prova di maturità. Sicuramente. Guarda che errore, guarda che errore che spalanca la porta a Diniz per il vantaggio del Belgio. Questa non ce l'aspettavamo proprio, siamo partiti col freno a mano tirato. Si vedeva, siamo stati un po' cattivi profeti, ma si vedeva ampiamente che avevamo approcciato non benissimo questa gara, però Lucio, vediamo, perché... È presto qua, intanto è intercettato il passaggio, c'è stato un grande errore, una serie di errori che hanno portato allo svantaggio. Vediamo prima linea difensiva che è molto alta e pressa benissimo la palla, il campo sicuramente non ci aiuta perché essendo molto lento aiuta sicuramente la fase difensiva. Seguiamo ancora questa opportunità e purtroppo arriva il raddoppio con Ghislandi, raddoppio belga, facili profeti, sì d'accordo, ma... È una squadra troppo morbida per questo. Non c'è dubbio, adesso ripeto, sono curioso di vedere in questo momento, perché in questi momenti si può forgiare il carattere di una squadra. Difficoltà probabilmente ci sarà un time out a breve, se non lo ha già chiamato il nostro commissario tecnico, e dobbiamo passare anche per questi momenti, vediamo la nostra reazione. 2-0 con Diniz e Ghislandi, c'è una nuova rimessa. Murilo, Merlin si appoggia all'indietro su Musumeci, novità con Cesaroni a destra, poi seguiamo ancora questa conclusione che ci porta sul 2-1 con Musumeci. Abbiamo detto e siamo stati bravi, che avevamo visto una crescita. Allora, permettimi di dire se sono bravissimo, perché prima situazione dove siamo corti, adesso se abbiamo la possibilità di vedere il replay. Siamo corti, passaggi veloci, usciamo dal pressing e non a caso creiamo una situazione. E anche Carello da Leo, seguiamolo ancora. Questo intanto è un contatto con Murillo, qui è il gol di poco fa. Stupendo. Altre novità, altro giocatore classe 98 dell'Olympus Roma, la terza presenza in nazionale. Le novità proposte dal nuovo corso dell'arte. E poi arriva però una ottima giocata, quella di Raul. Per il 3-1 del Belgio, qui ci facciamo sorprendere nettamente, non è da noi. Errore qua individuale di Motta che sbaglia il controllo del passaggio, la superficie sicuramente non aiuta, vediamo, lascia un po' la palla perso scoperta. Il contatto. Perso proprio comunque il contatto con il pallone. Bravissimo. Musumeci. Mira. Merlin. De Matos. E arriva proprio con la conclusione deviata da parte di De Matos il tanto agognato 3-2 alla fine della prima frazione. Bene, ci voleva, era anche nell'area, avevo percepito un pochino che stavamo macinando gioco, stavamo sicuramente... Conclusione deviata. C'è da sottolineare un aspetto, un primo tempo fatto sicuramente non bene. Da Italia, scelta che ha dato grandi frutti nel corso della prima frazione. Adesso riparte il Belgio, attenzione perché porta vuota, arriva il gol di Leo, 4-2. Grande errore Cesaroni, non si accorge, cerca una conclusione dalla linea laterale di fondo, fortunati i nostri avversari, il portiere si ritrova la palla lì, sono veloci e bravi a sfruttare questa nostra disattenzione. Riavviamo sotto di 2. E vediamo. E questo è l'espertissimo Carello, classe 80, stiamo vedendo intanto la scelta di Idrissi proprio di dare al suo numero 11, Veneci, portiere di movimento con la maglia numero 6 verde, e noi seguiamo il capitano Merlin che sbaglia ancora e consegna così il più 3 ai nostri avversari. No, con Carello, Leo Carello, autore di una doppietta che ci sta dando l'attuale meno 3. Inevitabile, se Merlin commette questo tipo di errori non è giornata. Non mi sembra di vedere
vediamo ancora meglio. No, questa è la conclusione di poco fa intanto di Leo Carello, guardate l'entusiasmo, la grinta che il gioco uscirà. Noi stiamo vedendo intanto una circolazione discreta con De Matos che trova Murillo, ottimo il pallone di ritorno e poi arriva finalmente il gol di Alano, il gol del 5-3, è un gol che ci dà fiducia, il gol di Alano, il gol del nostro numero 14, secondo gol per lui con la maglia azzurra. Noi stiamo rivedendo la circolazione di palla di poco fa e poi l'arrivo del nostro numero 14 per il momentaneo 5-3. Sì, intanto contento per il gol di Alano che potrebbe prendere un po' di fiducia. Merlin però, su Carello, De Matos, Motta, palla sul destro, no, sul sinistro prosegue. È molto bene. Arriva la conclusione di Musumeci, la prima, la seconda, ci dà 5-4. È Musumeci, molto bene. Doppietta personale per lui, i baci.